Quante volte lo diciamo, amici? Quante volte ce lo ripetiamo? Non è importante che tu sbagli, ma è importante che poi su quell'errore ti soffermi un attimo a riflettere in modo da imparare e non ripeterlo più. Ok, bene, vero, ma quante volte effettivamente poi facciamo questa cosa? Quante volte effettivamente ci soffermiamo sugli errori commessi e cerchiamo di trarne delle lezioni utili? Nella mia routine di fine anno, sì, ho una routine di fine anno, quindi una serie di azioni che faccio ogni 12 mesi che mi aiutano a prendere meglio consapevolezza su quello che ho fatto e avere una visione più chiara del mio futuro. Una parte di questa routine è proprio dedicata a concentrarmi sulle lezioni che mi porto a casa, perché ogni anno è un insegnante e ogni mese ha una lezione da insegnarti che però tu devi cercare e che devi comprendere se vuoi evitare e scongiurare il rischio degli anni fotocopia. Cosa sono gli anni fotocopia? Sono quegli anni in cui tu ripeti paro paro quello che hai già fatto l'anno precedente, quindi non c'è crescita, c'è solo ripetizione, ripetizione, ripetizione di azioni che non ti portano da nessuna parte. Insomma, brutta storia. Oggi vediamo due step, secondo me molto preziosi, per evitare di fare le fotocopie e invece introdurci a un nuovo cambiamento. Sono in realtà due azioni che fanno parte di un metodo molto più ampio, che sono racchiuse all'interno di un videocorso ad hoc in cui spiego come programmo io le mie principali attività. Poi in descrizione al video ti lascio tutti i link del caso. Il primo è quello di scrivere una lista di tutte le cose che hai imparato negli ultimi 12 mesi. Il mio suggerimento è di fare questa lista appoggiandoti magari alla tua agenda, in modo che rivedi un attimo tutte le cose che hai fatto, oppure riprendi il tuo diario, la tua Moleskine, dove hai segnato gli appunti nel day by day, e in questo modo ti focalizzi sulle cose che ti porti a casa. Una volta fatto tutto l'elencone, ti chiedo di concentrarti su quelle 3-5 lezioni secondo te più importanti, più rilevanti rispetto alle altre. Bene, per ognuna di queste devi entrare ora più nel dettaglio, devi scrivere proprio un breve saggio, diciamo, sulle cose che hai imparato. Racconta magari la situazione, come mai hai agito in quel modo, in quali altri modi, col senno di poi, avresti potuto comportarti, in quali altre occasioni magari in passato avevi già commesso quello stesso errore, o in quali altri invece ti sei fermato appena prima e hai cercato di correggerlo. La regola in questo caso è che tanto più tu sarai specifico nel scrivere questa cosa, tante più possibilità avrai di imparare quella lezione e quindi poi di non ripeterla nel prossimo anno. Quindi vai nel profondo, racconta come sei arrivata a quella situazione, quali segnali col senno di poi hai ignorato e ai quali invece magari avresti potuto prestare più attenzione, di che cosa non ti eri reso conto, eccetera eccetera eccetera. Soprattutto però in tutto questo cerca di volgere le cose al positivo mentre scrivi. Ad esempio, non è una buona formula evitare di circondarmi di collaboratori sbagliati. Molto meglio scrivere, cercare i collaboratori giusti che condividono e sposano la mia missione. Bene, fatto questo primo step, arriviamo al secondo, ovvero scrivere che cosa farai nei prossimi 12 mesi per mettere in pratica concretamente gli insegnamenti appena appresi. Si tratta qui di trasformare le parole in fatti e di circondare magari il tuo ambiente di segnali che ti ricordino questo insegnamento. Ad esempio, nello step 1 potresti aver imparato dai tuoi errori dello scorso anno l'importanza di acquisire delle competenze uniche in modo da raggiungere dei risultati inattesi. Bene, in virtù di questo allora potresti procedere a ritagliarti uno spazio in agenda ogni giorno, ogni settimana, da dedicare all'acquisizione di queste nuove competenze. Oppure potresti cercare di capire quali nuovi mentori frequentare per dare un'accelerata alla tua crescita. Oppure inventarti robe strane, come questa che ho fatto io, e mi sono creato un braccialetto che mi ricorda ogni volta che mi guardo la mano quella che per me è una frase fondamentale: se vuoi di più, diventa di più. Ai due step che abbiamo appena visto, mi sentirei di aggiungere una terza riflessione in merito a quelle che sono le lezioni che più difficilmente vedo essere apprese dalle persone che mi circondano. Il che è un problema, chiaramente, perché se la gente non apprende dai propri errori le lezioni salvifiche, continua a ripetere quegli errori lì e quindi poi non cresce, non riesce a cambiare. Le lezioni, devo dire, sarebbero un sacco, ma io oggi condivido la mia top 5, le 5 migliori, così in ordine sparso. Una prima lezione che si tende a imparare con grande fatica è che la salute deve essere una priorità. Un sacco di gente, ad esempio, magari lavora come un matto, fa un sacco di soldi, però poi non ha il tempo per goderseli.
e magari poi finisce anche per ammalarsi presto, privando della sua presenza i suoi cari, lasciandoli nel dolore, ma privando anche il mondo del contributo buono e positivo che avrebbe potuto lasciare. È invece fondamentale pensare a come ricaricarsi, come preservare le proprie energie, il proprio corpo, che tipo di alimentazione seguire, come tenerci allenati e così via. Una seconda lezione che molti fanno fatica a capire è che devi vivere la vita che vuoi tu e non la vita che vogliono gli altri. E questo significa concentrarti su ciò che per te è importante e evitare di fare i confronti con chi ci circonda. Uscire cioè dalla competizione rispetto a quello che stanno facendo gli altri e accettare invece il fatto che ognuno ha i suoi tempi e non esiste un'età giusta per raggiungere determinati risultati. Una terza lezione molto importante è che non dobbiamo aspettare che siano gli altri a cambiare, ma iniziare noi a farlo. Su questo punto non mi dilungo perché ci ho fatto un TED apposta che si intitola Il segreto per cambiare gli altri, vai a darci un'occhiata, lo trovi su YouTube, sono 18 minuti ben spesi. Una quarta lezione molto molto importante secondo me è quella di crescere ogni giorno dell'1% invece che rincorrere delle grandi vittorie ma saltuarie. E papparappam, Marchetta Time, su questo ci ho fatto anche un libro che racconta proprio fatto l'1%, non è un caso, che racconta proprio un metodo per crescere ogni giorno di un 1% in più e nel dettaglio ti spiega come trasformare i comportamenti in abitudini e quindi impostare un esercito di abitudini al tuo fianco che giorno dopo giorno, ora dopo ora, ti avvicinano alla migliore versione di te stesso. Ogni azione che compi è un voto a favore o a sfavore della persona che vuoi diventare. Questo libro, Fattore 1%, ti insegna un metodo scientifico per facilitarti in questo compito. Infine, una quinta e anche qui devo dire dolorosa lezione è quella che difficilmente potrai avere un anno diverso se ti circondi delle stesse persone che ti hanno circondate nell'anno appena passato. E con questo non voglio dire che tu devi continuamente buttare via delle relazioni, sia chiaro, questo no, però è vero che devi continuamente cercare, questo sì, delle persone che sono più brave di te. O anche leggere nuovi libri scritti da altri autori, frequentare dei mentori differenti, insomma circondarti da persone che hanno già quelle caratteristiche che anche tu vorresti a qualche livello acquisire, apprendere. Cari amici, che ci piaccia o no, il cambiamento è inevitabile e fa parte della nostra natura. Quindi, visto che comunque non possiamo rimanere sempre gli stessi, cerchiamo almeno di favorire il cambiamento che auspichiamo. Come puoi scegliere quello che mangi, infatti puoi scegliere anche quello che pensi e quindi poi quello che farai. Puoi scegliere ad esempio se imparare o meno dalle lezioni che ti puoi portare a casa dagli ultimi 12 mesi e scegliere se applicarle o meno nel tuo futuro.